Ciao Gentaglia, sono Shota Hateum. Io sono Fabiana. E parliamo delle cose. Parliamo di Facebook. E ogni giorno parliamo delle cose. Parliamo delle cose, vediamo la gente. Scema o morta? Stiamo mischiando i film. Vabbè. Il mio era Eccebombo. Io vedo la gente. Mi sento intellettualmente impegnato, visto che ho visto Eccebombo. In realtà ho visto tipo 30 film in tutta la mia vita, ho visto pochissimi film. Una cultura cinematografica nulla. Io ho visto film muti, quindi a manetta. Perché? Storia del cinema. È bellissimo, va bene. Perché? Deve essere orrendo. No, è una figata. Ma allora, Facebook sta passando di moda? Troppa pubblicità, cambi continui, social concorrenti, Twitter, Google Plus, eccetera, eccetera. Stanno allontanando molti utenti. Laura Catanzaro, posso dire una cosa impopolare? La dirò, Google Plus, no. Andiamo avanti. Ok, adesso dopo che il 20% dell'utenza ha già chiuso il video, perché non sanno niente di quello che dicono, Google Plus è un grande... Non è un concorrente, nel senso non sta rubando utenza. No. Cioè, chi si iscrive su Google Plus, esclusivamente su Google Plus, magari non usa Facebook, quindi sono... delle utenze in certo coincidenti, perché puoi anche essere curioso e aprirti anche il profilo su Google Plus. Però la maggior parte delle persone, almeno la mia esperienza mi dice questo: chi si apre il profilo su Google Plus preferisce quello e magari usa di meno Facebook. Sono due cose che non... Ma perché secondo me io ad esempio mi ero iscritto a Google Plus, però poi ho smesso di usarlo perché lo trovavo... non mi piaceva, inizialmente non mi piaceva, l'ho trovato un clone di Facebook. Adesso addio, odio shooter! Ho trovato un clone di Facebook abbastanza poco funzionante, però so che effettivamente c'è una micro community, che è molto più piccola rispetto a quella di Facebook, che usa attivamente Google Plus. Mi sembra che lo si faccia un po', quindi adesso altro 20% chiuderà il video. Per bastian contrario. Perché, ah no, noi siamo duri e puri, ci piace di più Google Plus. Sì, voglio dire, ma se non vuoi entrare su Facebook, perché dici, ah no, tutti sanno i cazzi tuoi. Va bene, se ci rimetti tu, primo. Sì. Secondo luogo, se ti iscrivi su Google Plus non ci prendi tutti i cazzi tuoi. Più che Google attiva, a parte che Google sa molte più cose di te, sì, rispetto tutto a connesso, quando ne sappia Facebook. Sa, sì. Ah, la tua utenza YouTube, la tua il tuo utenza traffico, Gmail, sì. E se poi abiliti le localizzazioni, anche quello. Cioè voglio dire, la mappatura è molto più invasiva. Sa ogni cosa, esatto. Sa anche come stai in quel momento. Ehi, forse il raffreddore, ti pare la... Aspirina C. Quella? No. Quella roba che c'è in Word, una graffetta. Mio Dio, 90. Che cosa orribile, sì. Facebook sta perdendo utenti. Allora, questa cosa io avevo letto degli articoli in merito. Però troppa pubblicità, sono d'accordo. Troppa pubblicità, quello è un altro discorso, poi lo affrontiamo. Però sul fatto di perdere utenza, mi sono morto la lingua. Perdere utenza, ni. Nel senso che ci si sta rendendo conto che l'utenza di Facebook difficilmente può aumentare, perché sta finendo la gente. Una volta che è livellato, è finito. Sì. Cioè sta cappando il livello. Una volta che cappi, non c'è altra gente che possa entrare dentro Facebook, ma ce n'è che può uscire. Quindi è ovvio che a un certo punto si arriva a una situazione di stallo. Però credo che dire Facebook sta perdendo utenti, quindi sta andando male, sia una lettura... Però non è che sta passando di moda, è diventato proprio qualcosa di imprescindibile. Sì, non è una moda, Facebook non è una moda. È proprio utile, io ho pensato di disattivare il profilo Facebook, però non posso farlo. Allora, vedi, vi ho notato un'altra cosa. In sostanza ci sono delle persone che, siccome Facebook diventa anche una dipendenza, a un certo punto decidono di chiudere il profilo proprio per disintossicarsi. Oppure ci sono persone che lo disattivano durante il periodo degli esami, sì. Lo danno al proprio partner o alla propria mamma, dicono, senti, cambiami la password, così anche se voglio entrare non posso entrare. Proprio per riuscire a scollarsi, perché stai guardando, ci sono anche le cliniche che ti curano dipendenza da internet, quindi... Ma perché, cioè, tendenzialmente ogni cosa che salta fuori riusciamo a trasformarla in una malattia. Io mi ricordo i malati di SMS, ti ricordi questa storia? La gente che mandava 3 milioni di SMS al giorno. La tendinite. Sì, con la tendinite. Perché... cioè, chi è tendenzialmente compulsivo, e io lo comprendo piuttosto bene, trasforma molte cose in una malattia. Quindi diventa ossessionato, a me succede per tante cose, divento ossessionato da una cosa e la voglio fare per sempre. Sto parlando di mangiare waffles. Che buoni. Io non li ho mai mangiati in vita. Sono ottimi. Comunque, detto questo, Facebook è uno strumento per quanto mi riguarda, non è il male, oddio, dobbiamo staccarci.
se lo usi con moderazione. Io l'uso principalmente, poi uso principalmente la mia pagina, la mia personale la uso pochissimo, giusto i messaggi privati. Me ne sono accorta che non la usi. Perché mi scrivi e non ti rispondo? È tipo, boh, ma domani dobbiamo registrare? Nulla, che cazzo! Sì, lo so. WhatsApp molto sta prendendo il posto di Facebook. Di Facebook. Mm. Ok, la prossima volta si scrive su WhatsApp. Però, quella della pubblicità è un altro discorso, credo. Sì, effettivamente è troppo invasiva. Però il fatto che comunque ci pongano una domanda del genere vuol dire che qualche sentore c'è. Quindi, senz'altro, le persone appunto che si cancellano per evitare la dipendenza, perché pensano di avere messo troppo del proprio su internet, che poi quando qualcosa diventa estremamente di moda, per contro ci sono anche le persone che si sentono minacciate, no, di moda, insomma qualcosa sì, che viene si utilizzato chiudono, molto, sì. Ci sono le persone che di contro dicono no, vabbè, basta, quindi sì. Magari si cancellano. Il fatto che ci sia troppa pubblicità, io in effetti lo penso, anche perché su Facebook proprio. cerca di essere sempre più mirata anche dall'applicazione per cellulare, ad esempio, che pensi di essere libero dalle cagate sulla colonna destra, invece ti appare almeno su Android, poi non so. Sì, sì, mi sa di sì. Cioè, vabbè, notifiche degli amici, va. E poi ci sono notifiche pagina suggerita. Sostituita. Pagina suggerita, e poi magari sono sempre cagate che non ti interessano anche. Sì. Il fatto è che Facebook vive di pubblicità ora come ora, perché è una piattaforma assolutamente gratuita e gratuita. Deve vivere di pubblicità. Sì, quindi deve vivere di pubblicità. Però non puoi... A me non sembra così tanta la pubblicità. Sarà che io ormai sono abituato, perché io frequento moltissimi blog, ovviamente moltissime testate online. La maggior parte, ad esempio, dei giornali online, che non siano il Corriere, la Repubblica, quelli che prendono le sovvenzioni. L'utenza comunque, perché hanno il nome. Quindi... Esatto, e poi vabbè, ma poi prendono anche i soldi dallo Stato, no? Per essere delle testate giganti, eccetera. Però i piccoli giornali che invece cercano un po' di... Quindi mettono molta pubblicità. Perché quella è l'editoria che appunto vive di sovvenzioni statali. Esatto, ma la nuova editoria, diciamo, che cerca di emergere in Italia con tutte le difficoltà, quella deve vivere di pubblicità. Ci sono alcune testate che esagerano, secondo me. Quindi ormai mi sto abituando a questo costante bombardamento, tipo i banneroni che si aprono, la musichetta, la cosa che non puoi togliere. Oppure scegli tra i due pubblicità quella che preferisci. A me alle volte, ad esempio, capita che se vedo un articolo lo cerco da un'altra parte, perché so che un certo sito è troppo invasivo nel darmi la pubblicità. Lo faccio spesso. Tra l'altro, cioè, vabbè, questa è una cosa collaterale. Ci sono moltissimi siti che copiano e incollano, tipo lo stesso articolo lo trovi ovunque e dici identico. Cosa stai facendo, si può fare. Però parliamo anche di Twitter. Twitter secondo me non ruba utenza a Facebook. No, è completamente diversa. Sono molte persone che hanno Twitter magari non... cioè lo usano come corsia preferenziale, Facebook lo usano di meno, o hanno entrambi. Io ad esempio entrambi, però Twitter tutta la vita. Sì, assolutamente, ma sai perché? È perché molto più snello. Facebook è sto facendo questo, oppure mi è successo questo. Twitter è più discuto di qualche cosa della quale stanno discutendo tutti. È più social da questo punto di vista. È più discussione su qualcosa. Facebook è più, sì, magari posti il link dell'articolo e quindi quello lo commentano tutti, quello su Twitter non accade. Però ad esempio se Borghezio spara una minchiata, non succede mai, per dire, ma Borghezio dice una cosa che normalmente è una persona che spacca l'opinione pubblica, mettiamola così, molto soft, spacca l'opinione pubblica, tutti ne parlano, hashtag... tutti che commentano quella cosa, bla bla. Oppure c'è, che ne so, qualcuno in TV, c'è una trasmissione in TV, tutti hashtag commentano quella cosa. A me Twitter piace molto di più per questo. Oddio, io lo uso anche per dire che bello, sto mangiando un panino. Minchiate dietro, sì, perché siete molto fantasiosi nel rispondermi. Però Twitter ha questa... mi sembra che abbia questa... Non lo so, io non so neanche dirti perché lo preferisco, Twitter. In realtà io ce l'ho da un sacco di tempo, da molto prima che, insomma, che diventasse una cosa... Anche io 3 anni. E poi c'è stato un attimino, io ce l'ho da 5 anni, tipo, da quando ha aperto, una roba di questo genere, proprio un sacco di tempo. Tantissimo. Però c'è stata questa roba che è stata un po' fastidiosa, persone che hanno preso Twitter per Facebook, molti ragazzini molto molto giovani, e sono passati da una parte all'altra e quindi si è riempito di cagate. Ma quello è Twitter. Ovvio, cioè, assolutamente. E poi succede una cosa incredibile del tipo incidente nucleare, bla bla, e tutti One Direction, e tu? Vabbè, perché alla fine... Il male cosmico. Alla fine ogni cosa su internet è principalmente fruita da giovanissimi. Sì, e vabbè. Quindi
Figa, mi sto facendo che peraltro credo pessima. Che non potrebbero utilizzarlo, guarda, bisogna avere 18 anni per utilizzare Twitter. Non ho idea. Non lo so. Io ho 18 anni da tanto tempo, quindi non mi pongo il problema. stiamo facendo i vecchi da molte puntate. Comunque, se non avete Twitter, fatevelo e seguitemi anche. Ma non tweetate One Direction Justin Bieber, perché no. Perché Twitter è più bello. Un'altra cosa che mi piace di Twitter moltissimo, anche se ormai non dovevamo parlare di Twitter, però è un'altra differenza da Facebook, è che è come un SMS il tweet, cioè è facilissimo leggerlo, è breve. Cioè io posso prendere il telefono, scorro, è una cosa che faccio spesso, leggo ta 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 ta, ta e leggo velocemente. Facebook è più lento. Ehi, guarda questo articolo. Le immagini, è molto più... ti prende molto più tempo. Twitter lo vedo al telefono. Ma infatti Twitter ha fatto un po' la rivoluzione della notizia immediata, proprio per quello, perché tu appena sveglio, anche se tu eri imbecillito, apri Twitter, scorri e sai un attimino quello che è successo mentre tu dormivi. Mentre Facebook, vedi, Facebook è più personale perché ci metti più le tue foto. Bla bla. Mentre Twitter è più interazione col mondo 360 gradi. Comunque io non credo, appunto, quindi che né Twitter né Google Plus rubino utenza. Dubito che Facebook sia in crisi. So che ha delle difficoltà a monetizzare i contenuti, ha dei problemi in tal senso. Ma perché è cresciuto molto di più di quanto si pensasse. Sì, 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 ormai è una quindi, bestia. Quando qualcosa diventa enorme non sai più come gestirlo. L'essere umano vuole avere la possibilità di scegliere, quindi se una cosa la può fare, può anche voler non farla. Quindi, ok, Facebook ce l'hanno tutti, no, non la voglio più, ciao. Quindi... Quindi, siccome ce l'hanno tutti, sì, ma secondo me è una cosa fisiologica del... No, non lo voglio perché ce l'hanno tutti, è di moda. È come chi rinuncia agli SMS e poi qui torni strisciando. No, magari semplicemente ti sei rotto le balle o decidi di smettere e poi riprendi in maniera meno maniacale. Infatti. Era il mio torni strisciando, tu l'hai detto in modo più... Ok, serpenti e serpentini. Esatto. Questo era tutto, fateci sapere nei commenti, mettete un mi piace, non ve l'ho mai detto, sparliamo. Non so quanto di tempo che non dici mi piace. Metteteci un bel mi piace e ci vediamo domani. Ciao.